Lascerei la parola a lei, signora. Allora, nel 1971 ero una poveraccia arrivata a Milano con una piccola esperienza di giornalista, con niente soldi, con nessun futuro. A Milano io mi proposi, andai al Corriere della Sera, al Giorno, e proposi i miei piccoli articoli e mi dissero: e le foto? E fu così che io a Milano e non a Palermo ho incominciato a costruire la mia vera vita. Oggi io mi ritrovo qua, a Palazzo Reale, che ha per me un senso. Palazzo Reale, poveraccia, 1971, oggi a Palazzo Reale, con una mostra che racchiude tanti momenti della mia vita, tutta la mia storia passa lì, da quella stanza. Ecco, io mi si è sciolto un nodo stamattina quando sono entrata e ho guardato le sale. Grazie a Francesca che ha saputo raccontarmi meglio di come l'avessi fatta io, perché io mi sono raccontata disordinatamente, con passione, con amore, con rispetto. Lei mi ha fatto ordine. Guardi, io ho pianto stamattina, prima, davanti a tutto questo, dicevo: ma sono io, le ho fatte io queste foto, non sono foto grandiose, nel senso che io so cos'è la buona foto, ci sono anche foto che non sono belle, ma hanno un senso, e avere un senso nella vita è quello che ho perseguito per tanti anni. Per cui concludere è come una conclusione qui a Milano, a Palazzo Reale, laddove ho incominciato, non a Palazzo Reale ma a Milano, da poveraccia. È fantastico, voi non immaginate che grande emozione è, e questa emozione io lo debbo a una donna, credetemi, non è piaggeria, non me ne frega niente, ma è veramente una cosa forte che ha fatto lei. Lei mi ha ricostruito, mi ha messo ordine in tutti i piccoli gesti che hanno composto la mia vita, non i grandi, i piccoli. Ecco, io sono molto contenta, molto. Cioè, una vita vale anche se non sei un artista famoso, vale sempre. Ma io oggi sento che veramente forte il valore della riconoscenza, perché nella vita siamo spesso solissimi, soli. Un fotografo è spesso solo con la macchina fotografica a incontrare il mondo, a cercare di interpretarlo. Ecco, ma questo è un momento in cui non sono sola, e io ringrazio Francesca e tutti coloro che mi stanno accogliendo. Grazie. Oggi era una giornata particolare, come si dice. Allora, eccoci qua. Domande? Immagino fotografie che volete fare. E niente, o l'avete già fatta. Quindi